Il libro è stato scritto per i 40 anni della morte, del sequestro e della morte di Giuseppe Taliercio, ma anche per gli eventi che hanno preceduto questa fine tragica di Sergio Gori e Alfredo Albanese. Mi sono reso conto che una gran parte della gente che vive a Venezia, a Mestre, ma poi quando mi sono mosso in giro per il Veneto altrettanto, mi domandavano Taliercio chi, Gori cos'è, Albanese forse lo sentivano. E il titolo non è casuale, Cronache di Piombo. Ho ripreso tutti i giornali dell'epoca, li ho riletti e ho riscritto quella storia, quelle storie. E poi sono andato a trovare i familiari. E lo sforzo è stato quello di mettere assieme tutte queste cose e poi trovare un editore. Nuova Dimensione, Vittorio Anastasia, che dice questa storia dobbiamo farla sapere e raccontare. L'unica immagine che mi viene in mente per definire quello che è successo dopo gli anni di piombo e quindi quel processo di rimozione che c'è stato nei confronti di tutte le vittime di quegli anni, le vittime del terrorismo, è il paragone con le foibe, con quello che è successo subito dopo la guerra con i nostri connazionali che hanno dovuto lasciare le loro case dall'Istria e della Dalmazia, e questa cosa noi l'abbiamo scoperta soltanto alla fine degli anni 90, diciamo, quando tutti i libri di storia avevano rimosso questa pagina vergognosa. Questa è l'immagine, è stata una grande foiba anche per noi. Gli anni di piombo sono stati una foiba italiana, una foiba degli anni 80 e 90. Adesso il viaggio continua e dovrebbe poter continuare con gli studenti, gli insegnanti, le persone ai quali questo lavoro è stato dedicato.